Oggi di cosa parliamo? Parliamo di mafia, ma parliamo anche di droghe, perché il narcotraffico e la vendita di droga è una delle business, forse quello più importante, delle mafie. Mafie, quante sono? Sono tantissime. Abbiamo Cosa Nostra, abbiamo la Stifa, abbiamo la Camorra, abbiamo l'Andrangheta. Sono capaci di infiltrarsi ovunque, in qualsiasi strato della società, sia economico che sociale. Oggi ci concentriamo appunto sul narcotraffico e prendiamo ad esempio le baby gang, di cui sentiamo purtroppo molto parlare negli ultimi tempi, in particolare per quanto riguarda la nostra zona a Milano, dove ogni giorno sui giornali la cronaca ci racconta storie veramente raccapriccianti. Quello che sono le baby gang sono, in sostanza, hanno una forma che è una forma organizzata esattamente come è organizzata ogni mafia. Ma baby gang significa anche droga, perché significa anche droga? Perché spesso questi gruppi che hanno, come dicevo prima, un'organizzazione gerarchica, ma anche dei riti di iniziazione, tra l'altro molto violenti, fanno, non so, da pony express della droga, vendono ai giovani quelle che sono le droghe che oggi i giovani purtroppo usano, e in questo parleremo sia con il vicecomandante Imperatore, che ci spiegherà le differenze tra detenzione e utilizzo di sostanze stupefacenti, e parleremo anche con Mario, che attraverso la sua esperienza ha imparato quali sono le sostanze più utilizzate dai ragazzini della vostra età. E adesso io passerei la parola all'ufficiale Imperatore, doveva cominciare Elisabetta Bruandi, ma c'è. Cioè...